Lei chi è, scusi? Io chi sono non mi conosce, l'unica nel mondo, sono Victor dell'Equipe 84. Ragazzi, Franco, Maurizio, Alfio? Tito, ho portato latte e panini, si mangia. Sì, si mangia anche oggi. Sono un tipo antisociale, non mi importa mai di niente, non mi importa dei giudizi della gente. Odio il modo naturale, ogni ipocrisia morale, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Odio la vita moderna fatta scandali e cambiali. Questa canzone rispecchia il vostro modo di vivere? Sì, proprio in pieno il nostro modo di vivere, perché noi siamo bicelvaggi. Cioè, eravamo bicelvaggi. Che significa bicelvaggi? Che viviamo come vogliamo. Cioè, non, senza guardare i costumi, ci vestiamo come vogliamo, portiamo i capelli come vogliamo, facciamo tutto quello che vogliamo, liberi. Siamo liberi, bicelvaggi, uguale. Ma lo è sempre stato dalla nascita o ci è arrivato a poco questa libertà? No, siamo arrivati poco a poco. Prima eravamo pecorini. Poi pian piano siamo diventati bicelvaggi, poi bicinfonici, pian piano si va a gradi questo qua. Che significa pecorino? Il pecorino è come un misto tra il muffo e il bifo, e il pecorino è quello che sta in mezzo, cioè che gira in mezzo. Non mi sembra molto chiaro. Dunque lo spiego adesso. Cioè c'è il pecorino, è quello che quando passi per strada ti guarda e... senti, oh, e ti dice qualcosa dietro, ma pianino, cioè dolcemente, perché si vergogna che la gente lo guardi. Poi c'è il muffo, e quello invece spento, passivo, proprio lo spento che ti guarda così. Poi c'è il biff, invece quello che c'ha il baffo proprio così, la ciclista, invece quando passi, che ti fa il grano sbatto dietro, quello lì è il bifo. E sono tante categorie, tutti. Noi se eravamo biff, pecorini, muffi, siamo passati pian piano gradi a bicelvaggi, che viperidissimi eravamo, poi siamo diventati bicinfonici. Là è tutta un'altra cosa. Insomma, i pecorini, i biffi e quell'altra gente lì sono tutti quelli che non si vestono come voi. No, che non si comportano come noi. Adesso, quando loro dicono qualcosa a noi, noi abbiamo il nostro esponente, Victor, che nel nostro dialetto di Modena dice, gli risponde a tono. Sì, è tutta una cosa fatta bene. Cioè, al bifo gli si risponde sempre urlando, no? Brutto bifo! Allora lui sta zitto, no? Invece il pecorino, che è già una cosa più elevata, gli risponde alla francese, no? Brut pecorin! È tutta una cosa, sì, e noi rispondiamo così, insomma, alle nostre magagne. C'è un segreto. Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te, ma ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, ti penso ed ho in mente te. Parlando sul serio, a parte pecorini, come si è formata la vostra equipe? La nostra equipe,
si è formato in una maniera un po' strana, perché ci siamo trovati qui per caso, abbiamo cominciato a suonare. In principio è stata abbastanza dura, perché col fatto che avevamo soltanto tre chitarre non era facile trovare una sala discografica, una casa che ci facesse incidere. Poi l'abbiamo trovato, abbiamo fatto il primo disco, è stato Papà Mamma e quel che ti ho dato. È andato bene, dopo abbiamo fatto Napoli, Sanremo, poi abbiamo fatto il Cantagiro, che abbiamo vinto fra l'altro, con Io in mente te, poi abbiamo fatto Bang Bang, l'ultima canzone che è uscita adesso, che è favolosa, vendite e stupenda. Insomma, è arrivato il successo quasi per caso per voi. No, non per caso, perché lavoriamo 16-17 ore al giorno. Ecco, come componete le vostre canzoni? Le nostre canzoni ce le facciamo nel tempo libero che abbiamo, ci facciamo delle canzoni quando non dobbiamo incidere per il pubblico, e incidiamo canzoni per conto nostro, facciamo melodia noi, parole facciamo noi e le incidiamo e le mettiamo in una nostra discoteca privata. Cosa vi ispirate per comporle? A tante cose, cioè si trova un argomento che a noi può sembrare interessante, poi si sviluppa tutto insieme. Abbiamo parlato in house, per esempio, di un bambino morto. Un'altra, e le nostre però canzoni non sono canzoni di protesta, quelle che facciamo per noi, sono canzoni, sono constatazioni. Sono morto, che ero bambino. Sono morto con altri 100. Passato per un camino. Ed ora sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve. E il fumo saliva lento, nei campi tante persone che ora sono nel vento, nel vento tante persone. Ma un solo grande silenzio. È strano, non ho imparato a sorridere qui nel vento. No, io non credo che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e che il vento mai si poserà, che il vento mai si poserà. Ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la belva umana, e ancora ci porta il vento. E ancora ci porta il vento, ancora tuona il cannone, ancora non è contento. Saremo sempre a milioni in polvere qui nel vento.
Caro Maurizio, sono una modesta campagnola e penso a te in ogni ora del giorno. Pensa che 3 mesi fa, mentre facciavo il grano, avevi il giradischio a pila vicino a me e sentendo la tua voce, bellissima, calda, intramontabile, mi sono tagliato un dito. Vede, questa qui è una lettera di quelle che riceviamo tutti i giorni, una lettera tipo. Ne ricevete molte, Maurizio? Sì, non so quante in particolare, ma ne riceviamo davvero tante. E questo è l'indice di una grossa popolarità che voi già avete. Sì, l'indice di una grossa popolarità che fa tanto piacere. Sai, poi è molto bello quando ci si rende conto di aver successo. Quando entriamo in un palco in mezzo allo stadio con migliaia e migliaia di ragazzini che urlano, ci si rende conto che è una cosa importante aver successo, davvero. Pensate che questo successo durerà? Sì, perché non è detto che duri in un senso solo, può durare in tanti sensi, perché il successo stesso dà potenza, quindi quando uno è potente può fare qualsiasi cosa nella vita, penso. Una domanda completamente diversa, ogni quanto ti lavi i capelli? Un giorno sì, un giorno no. Anch'io? Potevi tenere sempre in piega, da un momento con i capelli arruffatissimi, sempre di quelli miei, era presbitero di quelli che stanno dritti così, lo rilavo un giorno sì, un giorno no, li tiro, metto i piombini in fondo, faccio il codino per stenderli e alla fine sono una testa da campionato. Stiamo per registrare adesso una canzone che andrà a far parte della nostra discoteca privata. Questa canzone è inedita, fa parte della nostra corrente musicale che abbiamo chiamato Beat Sinfonica, nuova corrente musicale, e la dedichiamo per la prima volta a voi. Se siete pronti? Siete pronti? Possiamo andare.